Luca, dai bezzi, fammi polpacche di tua coscia. Ma dai, ma è appena sorto il sole. Ma dai, mi sono appena svegliato. Oggi mi sento un leone. Ma proprio adesso, dopo dai, lascia che dai, mi svegli un adesso, po'. Adesso, dai. Ma, no, basta, togli. Basta. Aia! Ma cosa sei, disgraziata? Ma lasciami dormire. Adesso vado fuori a fumarmi una sigaretta per vacca. Ma cos'è successo? Ma guarda, qua, che disastro! Ma basta, che disastro! Ma cosa disastro? Ma cosa gridi? Ma guarda, sono qua. Tutte queste urla, non si può mai dormire in pace! Ma guarda che disastro! Sono rovinato e l'assicurazione non paga! Ma cos'è successo? Guarda, un disastro! Ma cosa... È stato l'agricolo di sicuro. Ma fate meno casino, c'è gente che sta dormendo. Ma cosa vuoi? Stai zitto, che fra poco siamo tutti bannati da questa casa. E allora vai giù dal contadino e lo uccidi. Adesso vado giù dal contadino e lo ammazzo. Lo ammazzo. Dici che ha aspirato quando ha pulito le fogne? Ha aspirato tutto. Sì, ha portato via troppa merda. Guarda che disastro! Ma cosa facciamo? Anche la staglia, guarda, anche la staglia! Guarda, è tutta mezza. Guarda, il rimorchio! Guarda la Ferrari! E vecchia, non mi interessa niente. Ah, mi interessa a me? Guarda che disastro, che disastro! Qua adesso ci devo cambiare casa per forza. Ma per forza sì! Ma che non so neanche agibile. No. Tu, siamo tutti cacciati qua di casa. E se magari veniva risucchiata dentro sta voragine, non ci svegliavamo neanche stamattina. Ci svegliavamo morti. Beh, almeno ci parlavamo di quel disgraziato lì al secondo piano. Ma cosa disgraziato? Sarai te disgraziato! Ma stai zitto! Ma vai a letto! Pagami l'affitto! Siamo rovinati! Mamma mia! E niente, prepara le valigie che ce ne andiamo! Meglio sì! Mamma mia, come facciamo adesso? Adesso vado giù, lo ammazzo! Siamo anche senza soldi, che ne sperperati tutti per quella stalla là! Ma ho investito, non sperperare! Dai, andiamo! Allora siamo passati alla semina dell'erba, abbiamo lasciato il lavoro sporco a Mostarina a buttare fuori gli ultimi residui, gli ultimi rimorchi di letame, e così si sporca lei e noi qua con l'aria condizionata vediamo di seminare un po' di erba dappertutto. Siamo riusciti a risparmiare sicuramente un bel po' di viaggi di Chong e quindi dovremo anche risparmiare un po' di soldi, dato che abbiamo buttato via di quami su tutti i campi più distanti, diciamo, dell'azienda, quindi il 14, il 23, il 13, insomma tutta quella serie dei terreni che appunto non sono direttamente correlati qua. Qua Bonividi deve finire di portare via un po' di pecore, mamma mia, guarda lana, bisogna portare via un po' di lana. E ci sono anche i cavalli, ma quelli là al momento non sembrerebbero essere intaccati da... quindi possiamo farli anche dopo. Intanto andiamo avanti, che qua veramente abbiamo tanto lavoro da fare e dovrebbe arrivare poi anche Michael iniziare a prelevare un po' di attrezzi che non ci servono, che gli avevo chiamato, ma vedremo se riesce a fare un salto. E ormai è passata ancora una giornata, non l'ho visto, si vede che si sta organizzando per riuscire magari a fare un viaggio da qualche parte, magari è riuscito già a vendere un bel po' di roba. Andiamo avanti qua, che abbiamo tantissimi campi da tutti i campi da preparare di erba.
campi vicino alla farm, più o meno abbiamo finito. Andiamo a vedere qui mostrina come è presa. Guarda, quasi finito l'ultimo carico di letame. Oh, vedo che l'ha sparpagnato un po' per il campo. Molto bene. Adesso questa qua semina. Non so mia se seminarlo. Semina neanche qua adesso. Sì, 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 vai, 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 vai. Seminatrice da solo. C'è un 9%, 8%, 7%. Sì, sì, bene, bene, così abbiamo evitato che Chong dovesse smaltire anche letame e un bel po' di litri di liquami, quindi abbiamo risparmiato molti soldini, dato qua non si accorge nessuno, no. Ma infatti senti un po' scusa, proprio si sente che... Ma adesso dopo seminiamo l'erba cresce e copre tutto, siamo a posto. Guarda, fermo anche l'erba della stradina. Guarda, tiro anche dritto per far prima. Mamma mia, qua bisognerà mettersi comodi qua. Oh, ci è storto. Cosa fermo qua? Dove? E qua questo carreteo. Ah, mamma. Portalo in farm, deve venire Michael a ritirare un po' di roba. Ah, non posso. Allora qua tiriamo via dritti e ci impostiamo il GPS e avanti tutta. Finito finalmente il campo, abbiamo fatto anche abbastanza presto e torniamo in farm perché c'è da rifinire un attimino, che mi è sfuggito un pezzo sul campo 5 e dopo dovremo aver completato il tutto. Allora, non sono neanche andati giù tanti sementi per quello. Andiamo in farm, che adesso una volta finito, dopo armi e bagagli e qua leviamo le ancore. Anzi, forse sarebbe meglio aspettare un attimo che assicurarsi che cresca l'erba. Stelina! Cosa urli? Ma cosa stai facendo? Allora, ma si allaga il trattore? No, guarda, ho anche riempito lo span di letame d'acqua, così possiamo spandere un po' d'acqua. Ma vai che... Ma dobbiamo andare via con noi con questo trattore? Ma come questo? Beh, così lo lavo. Lavo per la partita. Sì, ma dai, che cioè non abbiamo tanto tempo a mettersi così a cantare a squarcia. Ma anche gli impegni, ma che roba. Mamma che aspetta che via. E qua si mette a cantare anche va. Ormai stiamo arrivando proprio a no alla frutta. Qua abbiamo finito il dolce, spargiamo anche la toia. Poi ci va che taglio il curto a stradina, se no arriviamo tra 10 mesi. Quel mazzo lì! Oh, mamma mia, di testa. Oh, chi è qua? Scusa. Oh, ecco, adesso è qua. Oh, Marco. Oh, Michael. Ciao. Ciao. Forza che vuoi liberarti di queste macchine qua. Camarada, un po' la batteria bassa. Allora. Questo... Non so neanche cosa farne. Vabbè. Devo ancora guardarlo. Okay. Questo ha le gomme distrutte. Ancora sto qua. No, lei gonfia adesso, guarda. Le gonfie, ma sono troppo consumate.
Ah, mamma mia. Sei... Non posso, non si può vendere in queste condizioni. Ah, e questo? Ma che roba? Qua... D'epoca questo? Sì, d'epoca. Siamo intorno alle 240.000 ore, se non sbaglio, del terzo giro. Beh... È bello però. Però funzionante, ma... dentro un museo, non so. Ma me lo porto via questo qua. Che collezionista. No. Sicuramente Franz vuole portarselo via. Ah signore. Peccato. Beh, adesso in verità non ho visto proprio tanto. Qualcuno l'ho già caricato perché ho visto che è praticamente nuovo, è solo 77.000 ore di lavoro. Sì, sì. Perfetto. Carico subito così. Abbiamo preso inizio stagione qua e insomma. Infatti si vede, questo sì, è ottimo. Forse ho portato un carrello un po' troppo piccolo, però. Ma vabbè. Sì, te che andare da qua là. Guarda. Qua devo ancora guardare bene. Guarda, sono nuovi questi qua, guarda, sono nuovi fiammati, guarda le zappette. Questo. Insomma. Qua sono nuovi fiammati, anche questo, guarda. Ma no, questo no. Come questo? No, ma grava. Parla, manca un dado là. Va bene, c'è un dado. Dove sei andato? Bocci. Il dado, vabbè, dai, adesso il dado. Siamo andare a guardare il dado. Che perdi un pezzo in mezzo al campo, dopo passi con altri attrezzi, riesci tutto. Usati sono, cioè non è che sennò ti dicevo qua, mettevo il cartello concessionaria e ti dicevo che era tutto nuovo. No, non vale tanto sta roba. Vabbè. Bisogna da buttare via. Ma come buttare via? I dischi elementi nuovi. Ma guarda. Vediamo. Cosa vuoi? Ha fatto 3 stagioni. Sì, 3, le ultime. Vabbè, le ultime ieri è 3, dopo. Adesso insomma. Guarda, raga, appena quasi fuori a tela sui pneumatici anteriori, qua, su quei ripiegati. Appena vediamo, questi toccano poco terra, non sono tanto importanti. Sì. Tanto solo sono sempre qua, non toccano neanche l'asfalto. Solo quindi. Giusto per sostegno di tutto il peso degli elementi, pensai quando carichi. Insomma. E anche questo qua. Caro per trasportare terra? No, perché che è caro trasportare terra? Para terra. Spandi concime, cioè qua si corre. Concime? Sì. Sarà ancora concime dentro. C'è solo terra dentro. Ah no, c'è qualche residuo, sì. Perché si corre, fa tanta polvere. Sì, vedo. Concime o anche calce viva, dipende cosa uno cosa vuole buttare. Ma guarda, è tutto sporco, po', va che roba. Ma mia, adesso con un po' di sporco si pulisce, sì. Guarda là, cosa c'è? Cosa? È nuova! Ma per forza, ma è nuova, sì. Sì, è nuova. È nuova, sì. Vedo che è nuova. C'era. Potevi metterla almeno al coperto sotto là, così non prendeva neanche. Ma qua vedi che c'è la pendenza per l'acqua che scolla verso fuori. Sì, vabbè, ma se non la usi, potevi metterla via. Sarebbe anche presa bene questo sì, te la porterò via, sì. Ah, sì. Se vuoi c'è anche questo qua che è nuovo, eh. Senti che motore. Voilà. Sì, dai, sembra funzionare bene. Magari se non lo punti addosso alle recinzioni. Ah, dici che grattona un po'. Sì, magari si consumano meno. Aspetta un attimo, un po' indietro. Questo sì. Dati 80 euro. Sì. 80 euro? 80 euro costa solo il filo dell'acceleratore? Ma. No. 90, to, dai. No. 90 costa il pomeo delle marce. No. Sì, informati, questo qua è un attrezzo da 3-4 mila euro, Ma cosa, 1000 euro? Sì, una volta, quando era nuovo. Ho detto che è preso bene, no? Che è nuovo,
Sì, va bene, però. Dopo devo anche rivenderlo, cioè, sì. Devi tener conto di questo. Quanto spenderesti te per questo qua nuovo? Anche 5.000 se è una macchina perfetta. È usato? È usato, 4.009. Ma che, ma occhio. Ma anche la ventola davanti che gira, oh, ma cosa vuoi di più? Il raffreddamento forzato. Sì, sì, beh, spero bene, se no non sarebbe neanche utilizzabile. Cioè, non lo trovi da nessuna parte questo. Dopo, beh, il carrello qua forse mi serve. Aspetta un attimo. Là. Sì. Qua dopo qualche zavora. Queste sì, dai, una lavata. Dai, una lavata, una verniciata, sono nuove queste. Non è che si consuma sì. Una zavora. Se no qua che si consuma sì, tutto. Sì, sì, dai, queste vediamo qua, Sì, sì, dai. Buone, sì, buone, al massimo che sarà qualche pacca davanti, ma... Vabbè, ma queste sono facili da sistemare. E dopo qua abbiamo la triccia. Ma quanta roba hai, io? Guarda che... Qua la trincia nuova si è fatta solo 8-9 stagioni. 8-9 stagioni con tutti i campi al completo e sorgo maggiorato dalle concimazioni. Va bene, insomma, è piante di mais. Ne hai usato anche da poco questa qua, però No, è polvere che è stata ferma qui. No, ma qua non c'è, guarda. Cosa non c'è? Residui di mais. Un scartoso? Sì. Vabbè, un scartoso adesso, ma sarà scampata. No, vabbè, è fresca, è verde ancora, va. È usata da poco, prova a fregarmi. No, ma è usata da poco. Devi usare l'idropulitrice per provare a fregarmi. E dopo qua, questa qua è nuova. Sì, questa. Andiamo avanti, dai. E guarda ancora sì, questa qua è quella che ti ho customizzato io. Sì, ho fatto la farga, volta la con questa. La farga, ma farga, opera d'arte, farga quasi, dettagli. Quasi mi ha porto via. Madonna. Ma che roba. Però... la posso... È perché te l'ha venduta a pochi soldi. Ho fatto un affare dell'anno, cioè ho sta champagne, quella sera là, Hai fatto sì un affare. Pazzesco. Pazzesco, non voglio neanche pensarci. E comunque è nuova, guarda gli elementi qua, guarda ancora tutti i bacchettini qua, le molle. Sì. Nuova. E anche questa qua praticamente possiamo dire che è nuova. Questa Madonna. Si accende questa. Come si accende? Ma certo che si accende. Vediamo. Ma sai quante ore è? Pff, adesso era qualche migliaio. Devi aggiungere altri 3 zeri. Poi altri 3 zeri. Cosa c'è? Un milione di ore? Sì. Ma se mi vai a un milione. Ma fai la manutenzione ogni tanto, va che roba. Ma sì. Guarda, è tutto consumato. Questa qua, se roba che la usi, ti perdi pezzi per strada. Ma cosa perdi pezzi per strada? Vai. Questi qua sono macchinari validi, ma tenuti bene durano nel tempo. Guarda così, che no? Motore mai fatto niente, cioè sempre funziona. Sì, appunto, sono macchinari validi se li tieni bene, però se non li tieni bene si devastano. Motore, se vuoi va avanti ancora altre tante ore. Fai un cambio olio, cambio proprio. Filtri e vai via tranquillo. No, guarda, non fanno neanche le assicurazioni per queste macchine qua. Ah, mamma mia, che tragico, male. Che tragico. No, questo va a finire ferro vecchio, sì. E questa? Beh no, questa forse mi serve andare via. Sì, questa sì, è meglio se la porti via, sì. Questa sì, forse ha bisogno di una rinfrescata, vabbè dai, gli la daremo. Senza parabrezza, ma devi metterti gli occhialini come i piloti. Come gli aviatori, sì. Sì. Cioè, ma fa aerodinamica, consuma di più, oh, i costi qua, adesso dobbiamo anche rispettare i costi. Immagina che abbia anche un motore che consuma poco.
Sì, ha un 12 litri da 720 cavalli, eh. Sì, giusto. È meglio guardare anche l'aerodinamica. Bisogna guardare il risparmio sul carburante. Non è che possiamo andare in consorzio. Non è che possiamo sperperare così i carburanti. Allora, là in fondo c'è testata la Trebbia. Nuova anche quella. Come Ma scusa un attimo, l'hai comprata nuova? È quella con quella che hai preso insieme alla Trebbia, dov'è? No, quali? è questa, cioè, si vede chiaramente. Ma allora, riuscivi a raccogliere questa qua? Un fulmine, se te la vedi in Yaga? Ma sì, va bene. Non è che più il prodotto che perdevi per strada. No, per me è sottovaluti. Ma non so neanche come faceva a tagliare. Ma perché adesso sono un po' da affilare? Abbiamo finito l'altro giorno di lavorare. Sì, l'altro giorno. È la millesima volta che dici così. E poi non mai fai mai manutenzione. Insomma, e si vede la grava. Le colture crescono più veloci del va bene, insomma, hai capito. Dopo qua abbiamo. Guarda qua, c'è una messa qua il camion. Sarà andato a fare un bisognino da qualche parte. Può essere. Michael, lei qua. E siete? Allora, qui abbiamo. Beh, forse i Manitou mi servono. Quindi abbiamo qua carro sia miscelatore che lanciapaglia. Aspetta. Beh, questo si vede che è stato utilizzato con mezzi non adeguati. Come mezzi non adeguati? Sì. Mezzi troppo potenti. E qua si vedono i danni. No, qua non è rivendibile questo. Oh mia, solo perché ma un dove po' l'hai attaccato? Con cosa l'hai usato? Col burer. No, sì, il burer. No, per spostarlo. Per spostarlo. Ah, magari per lanciare la paglia sui punti più distanti della stalla, magari, non so se forse il 1050 dovremmo aver attaccato. Immaginavo, si vede. Però. Vabbè, un po' da crociera Alaska, adesso non vedo tutto sta gran problematica. Signore. E questo? Però lo usavi per dar da mangiare alle bestie. Ma che sporco che è, va che roba. Vabbè, adesso che mi usa finieri, Ma come facevi dare da mangiare alle bestie questa roba, con questa roba qua? Cioè, macina tutto l'insilato. Quando mangi, vai piatto pulito, posate pulite o ti vanno bene anche sporche? No, qua è tutto pulito, adesso è appena finito di usare, dovevamo lavarlo, che poi ci siamo fermati. E qua il bestiame viene controllato bene, devi stare attento quando hai da mangiare. Va bene, dopo qua abbiamo un po' di paglia. Ma non... Vendi anche questa. Non credo riuscirà a venderla, però vabbè. Qua un altro nuovo. Più nuovo dell'altro. È un po' preso meglio, come sgonfie. C'ho Mari, due tre giorni. Mari proviamo a gonfiarle. Sì, a camera d'aria, Mari un forellino. Sì, dai, questo. Almeno a tutti i dadi ci sono, sembrerebbe così. A colpo d'occhio, questo sì, dai. Rimorchio, pochi chilometri, Rimorchio, vabbè, dai, rimorchio, cosa? Controllazione dei freni, pneumatici. Sì, la riccia qua, insomma, ed è nuovo, ha ingrassato i cuscinetti. Sì, dai. Sì, buona, sto qua. Questo qua ha fatto qualche andana, però funziona. Sarà da cambiare qua i pezzi. Questo sarà un po' da provare, non so. E anche l'autocaricante qua. Ma cosa ci caricavi qua sopra la crava? Sì, è balloni. Li raccogli anche con pioggia, tempesta? No, ma sai, un po' di polvere di qua, un po' di polvere di là. Però
Diciamo che questo posso dirti che ha un po' lavorato, posso ammetterlo. Si Siamo vede, su intorno ai 3-4 miliardi di balloni caricati. Forse qualche boccola da rifare. senza mai una controllata, senza mai Sempre funzionava, giunta olio perfettamente. se serviva che non funzionava più, giunta olio e vai. Guarda che da Kraft ci sono prodotti di qualità, Però perché guarda, no, che ha perso un colpo, sempre andato. dai, quasi Anche con una possiamo. ruota inchiodata tiravi e veniva sempre, ti seguiva sempre. Ah, ok. Sì, c'è un cuscinetto rotto, ma fai presto a cambiarlo. Dai. E l'imballatrice, questa qua è nuova. Questa sì. Sì, impolverata però. Sì, Se te mi togli ricordo che qua aperte, deve essere pronta ad arrivare io. basta che uno passa col camion qua dietro, la polvera subito. Sì, è vero, cavolo. Ma E qua potevi chiudere qua dietro, dai, va che roba. mi è servito più permessi. E due falcettrici, queste qua sono nuove. Ha fatto qualche 800-900 Questa ettari almeno è stata lavata. per stagione. Si vede. Lame non sono lame, vabbè. Quella lì adesso non stiamo. Ma è ancora roba? Oh, guarda qua, è un'azienda seria, eh. Eh sì? Non pensavo che Stivo ti avesse venduto tutta sta roba. Allora Ma l'hai qua comprata tutta da noi, tutti è sti mezzi? quasi tutto. Bene, bene. E qua hanno dei due rimorchi. Questo Non qua, i te l'ho balzelli detto. qua costa un occhio a testa, 4 asci, così non lo trovi da nessuna parte. Ah, che te l'ho venduto io questo qua, mi ricordo Porca bene. fora, se ricordo. E la botte qua uguale, sempre 4 asci. Un po' L'hai corrosa tirato su forse. qua con. Guarda, c'è terra. C'è terra dentro il tubo qua. L'hai Se tirato era su. cioè. Solo di qua mi ho anche piantato per terra e tirare su. No, diciamo che è successo una volta che non so se sai Kenner. Sì, conosco. Una volta aveva bisogno di spurgare le vasche, no, perché ne avevano fatta troppa. E forse siamo andati un po' più giù delle vasche. Però comunque Ok. abbiamo aspirato tutto senza problemi, abbiamo accelerato tutto e finché c'era motore lei tirava. Buon, bene, dai. Dopo il È stato cardano ha buono iniziato questo. un po' a intorcolarsi e abbiamo detto forse basta. È diventato tipo colore arancione. È un Emanava po' tipo, calore. no, tipo rosso ciliegia. Però insomma, dai. E lei funzionava, lei tirava. Sì, guarda, una bomba. Voglia. È una pompa seria, bravo. Tira, tira. E dopo ho fatto un po' di difficoltà, devo dirti, col gettone dietro a buttare fuori dal campo No, l'hai intasato. la roba. No, ma abbiamo anche lì accelerato tutto e finché no, hanno spurgato tutto. Dopo l'ho lavata col fosso, ho tirato su un po' di acqua di Preso te a fosso. risolvere i problemi, acciaio e tutto via. Così Così si fa. fai anche prima. E basta, forse qua in Manitou, vabbè, insomma. Lo vendi o no? Sì, ne portiamo via uno, se teniamo uno solo. Vabbè, casomai mi farei sapere che mi ci vorrà un po' di tempo. Comunque è No, mi nuovo. Sì, lasci i bigliettini attaccati. ti metto ok, no, sì, no. Esatto. E va bene, insomma, dopo qua hai una stalla. Guarda che mi vendo stalle. Ah no, no, sai, magari nell'occasione. No, no, Ma no, scrivi non posso. occasione, e qualcuno può servire. Magari dico a Biuro di fare un foglio, lo attacchiamo Sì. là, magari qualche cliente Basta, vado avanti che finire di fare due controlli qua sui campi. E vede. Va dopo ci bene, rivedremo. dai. Oh. Ah, no, non vai più via. No, ci rivedremo quando sarà ora di portarmi i soldi. Ah, va bene. Va bene, dai.
E ora va avanti. Sì, siete voi anche un palmetto qua, Ma cosa ce ne faccio? Come facciamo a portare via? Lo metti sul giardino di casa, lo togli col badile e te lo porti a casa. Sarà un sacco di soldi trasportare sta roba qua, sei matto. Come fanno a vivere qua? Vivono, guarda. Tragono c'è un clima tropicale. Ma prendono nutrimento dal terreno? Sì, vabbè. Vive sono vive, quindi. Sì, sì. Ma forse hai anche ragione, ma vabbè dai. Buon saluti! Bene, saluti! Devo finire un controllino là sul campo. Andiamo via.